Sto iniziando a pensare che dovrei comprarmi un bastone per i selfie perché questi video li voglio fare sempre più frequentemente, dato che mi portano via veramente poco tempo e anche magari durante la pausa pranzo, come in questo caso, posso parlare delle notizie più rilevanti di questo calciomercato. E ancora una volta parlerei della Juventus perché se ieri Douglas Costa era praticamente un giocatore della Juventus, e anche se in realtà l'ufficialità ancora non è arrivata, me la sono gufata. Terribilmente, avevo detto che quando una volta i giocatori arrivano sui social della società, ormai è praticamente tutto fatto, ormai è praticamente concluso, ormai è praticamente ufficiale, ma devo imparare a stare zitto. Ed è per questo che vi dico, ma che ve lo dico a fare in realtà, che potete lasciare qui sotto un bel pugno di pollice, un bel like. A questo video arriviamo almeno a 2000 like, sia che siate juventini, se volete altri acquisti importanti come Bernardeschi, Douglas Costa, Schick, che sarà il protagonista di questo video, o se siete anti-juventini e volete che vinca lo scudetto la vostra squadra, quindi per gufarvela, l'importante è lasciare un bel mi piace per far girare questo video un po' per tutti. Il problema vero, in realtà, è che adesso sembra proprio che l'affare Schick sia a rischio. Sembra quasi potersi non chiudere. Ed è incredibile quello che sta succedendo, anche se in realtà a memoria vado a ricordarmi altri due casi, tutti e due successi in Italia e tutti e due successi al Milan. Il Milan aveva praticamente comprato Cissokho, un terzino sinistro, che è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche. È stato rispedito, non mi ricordo neanche più di che squadra era, forse del Valencia, ma del Lione probabilmente in quegli anni. Ed è stato rispedito a casa perché dopo le visite mediche si è scoperto avere un problema ai denti che ne avrebbe compromesso la postura e che quindi non garantiva al 100% una condizione fisica ideale per poter giocare a calcio. Più recentemente il Milan ha comprato Bonaventura perché aveva preso Biabiany, aveva già fatto le foto di rito, il Milan aveva pubblicato una foto con Biabiany con la sciarpa del Milan addosso e poi durante le visite mediche si è scoperta una malformazione cardiaca per il giocatore francese e quindi il Milan è stato costretto a cancellare tutti i posti, ad annullare la trattativa e andare a prendere l'ultimo giorno di mercato Bonaventura e con il senno di poi diciamo che è andata veramente bene così al diavolo che sicuramente ha speso qualche soldino in più ma ha preso un giocatore più forte, più affidabile e di sicuro successo. Che invece Biabiany sappiamo benissimo che ormai è alla rosa dell'Inter abbastanza fuori rosa, alla rosa abbastanza fuori rosa, diciamola così. Fatto sta che Schick, dopo aver fatto le visite mediche alla Juve, dopo aver fatto le foto con la Juve caricate sui social della Juventus, adesso sembra quasi che possa saltare tutto. Non si sa bene perché, ma probabilmente è venuto fuori qualcosa nelle visite mediche che ha fatto rallentare la trattativa. Schick è stato presentato, boh, anzi no, non è stato presentato, è stato annunciato sui social della Juve ormai una decina, 15 giorni fa. C'era ancora l'Europeo Under 21 in corso. Schick tra la partita con l'Italia e quella successiva è venuto, è tornato in Italia, proprio per far vedere che ormai era praticamente un giocatore della Juve. E io avevo notato anche che sullo store non era possibile acquistare la maglia di Schick. Ma non capivo il perché, questo è il risultato. Adesso Marotta sta cercando di prenderlo in prestito dalla Sampdoria, ma se il problema fisico è grave, è difficile poter riuscire a chiudere una trattativa del genere. Anche è vero che in questo momento Bernardeschi sta tornando dalle vacanze, ha dettato un segnale importante come chi non vorrebbe giocare nella Juventus e quindi un'apertura veramente, veramente decisiva. Ha detto che tutto è nelle mani della sua gente, che la Fiorentina è in un momento un po' delicato e di questo mi dispiace perché storicamente la Fiorentina è una società che in Italia vale tanto. E Bernardeschi poteva diventare un nuovo simbolo di Firenze, ma in questo momento sembra vicinissimo il trasferimento alla Juve. A me Bernardeschi piace tanto, probabilmente 40 milioni è un prezzo alto in questo momento, ma anche vero che se lo vuoi portare via da Firenze quello devi pagare, sarei contento di vederlo alla Juve. Ma intanto chiudiamo Schick, perché perdere Schick, che è un altro giocatore che mi fa impazzire, e in questo momento la Juve sta veramente facendo un mercato che mi piace, andando a prendere dei giovani talenti di prospettiva e praticamente tutti offensivi, perché come ho detto nel video di ieri, Allegri vuole giocare all'attacco e quindi credo che avere anche una panchina a livello alto, cosa che quest'anno non avevamo, sia decisiva. Intanto incrociamo le dita e speriamo che Schick possa finalmente diventare ufficialmente un giocatore della Juve e che possa arrivare senza ulteriori problemi.